ci è stato donato, che abbiamo accolto e che a nostra volta abbiamo donato agli altri. Iniziamo con il segno della croce, perché ogni nostra parola, come ogni nostra azione, sia fatta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pregheremo insieme il Salmo 130. Ed è un salmo che ci mette o ci immette nell'atteggiamento più corretto. Noi siamo creature, quindi siamo piccoli, ma siamo oggetto di un amore grandissimo, ed è questo che ci rende degni, ci rende dignitosi nella nostra vita. Vorrei che lo pregassimo tutti insieme, molto adagio e anche con voce sommessa. Signore,
presentarci a Gesù in questa realtà di fratelli, ripeto, tenendoci per mano, preghiamo il Padre nostro. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ti affidiamo, Signore, tutte le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, ma anche le nostre gioie, perché tutto insieme con te venga valorizzato e a te offerto diventi grazia per tanti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Concludiamo con il canto a Madre Elisabetta per ricevere da lei quello che è l'invio a vivere, come ci ricordava Stefano questa mattina, a vivere intensamente la Settimana Santa per arrivare gioiosamente alla notte di Pasqua. Ci dona la sua pace e ci benedica.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beata Elisabetta Renzi, prega per noi. Ti chiedo ancora.